Pescara ha due particolarità che emergono proprio dallo stesso immaginario. Non c'è una foto di Pescara liberata con l'ingresso delle truppe e i partigiani, ma non c'è neanche una fotografia di quando, 8 mesi prima, i pescaresi scapparono dalla città bombardata. Il nuovo libro di Francesco Mancini, La via Adriatica alla liberazione di Roma, parte da qui. 10 giugno 1944, Pescara liberata, ma Pescara città fantasma, abbandonata, bombardata dagli angloamericani, minata dai tedeschi e anche completamente saccheggiata. Un caso, se non unico, almeno singolare, che l'autore del libro prova a spiegare così. La prima ipotesi che mi è venuta in mente è che Pescara, proprio per la sua funzione geografica, potesse essere l'obiettivo di un grande sbarco alleato. Questo avrebbe giustificato sia l'abbandono dei pescaresi che addirittura al secondo bombardamento del 14 settembre del 43 applaudirono proprio perché speravano e pensavano che fosse uno sbarco alleato, sia dalla terra bruciata dei tedeschi che fu particolarmente aggressiva e che soprattutto distrusse ciò che normalmente in altre città venne risparmiato. Per esempio Piazza Salotto prima era una via piena di casette di mattoni a due piani che i tedeschi fecero saltare, minarono e fecero saltare perché proprio da lì temevano che arrivassero i mezzi da sbarco e quindi avevano bisogno di macerie in cui potersi rifugiare e poterli ostacolare. Mancini non è uno storico, ma ha lavorato per lunghi anni nell'ambito della pianificazione strategica delle infrastrutture, cosa che probabilmente lo ha spinto lontano, sino agli archivi angloamericani, portandolo alla individuazione di piani strategici inediti. Il risultato è che questi benedetti o maledetti piani alleati in effetti non solo c'erano, ma per un periodo, e questo è il risultato, diciamo, dal punto di vista storico più importante, furono proprio la strategia alleata. Cioè, noi siamo abituati a vedere lo sbarco in Sicilia, poi Salerno, poi Anzio. In realtà le cose non andarono così. In realtà la strategia alleata fu molto più complessa, molto più esitante, fece un passo avanti e due indietro, ragion per cui invece di sgomberare in pochi mesi, come avrebbero potuto, l'Italia dei tedeschi, ci misero 2 anni.